Ciao amici di Maggiolina, in questo video su Gimp impariamo ad utilizzare lo strumento Clona. Ci siamo lasciati nel video precedente con questa immagine in cui abbiamo disegnato dei soli aggiuntivi. In particolare a questo sole molto basso vorremmo eh, disegnare il riflesso sull'acqua perché effettivamente questo è il sole vero, questo centrale è tutta un'altra cosa col riflesso sull'acqua potremmo utilizzare vari sistemi per disegnarlo e a questo punto si tratta anche di essere un po' artisti quindi di avere l'occhio di avere la mano per fare un bel lavoro io nel mio piccolo ho deciso di arrangiarmi così ho provato come dicevo vari sistemi e questo è quello che mi piace di più poi magari in seguito vedremo anche alternative a questo o comunque impareremo i vari sistemi in maniera diversa ho deciso di utilizzare lo strumento clona. Lo strumento clona mi permette di prendere una parte di questa immagine e disegnarla da un'altra parte. Quindi dato che questo è mare e questo è mare, dovrebbe venire abbastanza bene, dovrebbe eh, non vedersi troppo lo stacco da un mare all'altro, quindi da una posizione all'altra. Ma proviamo. Quindi lo strumento clona è questo. Io l'ho già premuto e l'ho già inserito. A questo punto mi accerto di avere questa voce allineamento su allineato perché in questo modo quando mi muovo qui mi muovo anche di là o meglio muovo il mouse e lui prende esattamente questa parte del disegno e la riporta qui. Adesso vediamo. Allora dobbiamo dare il punto d'inizio. Devo decidere che questa. È la parte che voglio copiare ma prima ancora devo finire di sistemare meglio il mio strumento allora lo strumento clona si basa su un pennello quindi noi avremo un pennello in mano che ci permetterà di disegnare qui sul mare eh, questo mare qui quindi di ricopiare esattamente il mare lì il pennello è questo e del pennello io posso decidere il tipo di punta Tonda, quadrata, eccetera, eccetera, e soprattutto la sfumatura. Scelgo un pennello medio sfumato in modo che la copia non sia secca, non si vedano proprio gli angoli, eh, gli angoli e i limiti dettagliati perché altrimenti si vede chiaramente che è una copia quindi prendo un pennello sfumato eccolo qua ce l'avevo già in definitiva e posso poi da qui regolarne le dimensioni troppo grande e si vede una copia troppo grossolana troppo piccolo si vedono tante pennellatine quindi bisogna fare in modo che sia il più naturale possibile e qui ripeto l'occhio dell'artista la mano dell'artista fa tanta differenza noi ci arrangiamo come possiamo quindi io ho un pennello 66 sfumato così, opacità 100%. Allora, come funziona lo strumento clona? Mi posiziono sull'immagine che voglio clonare. Intanto qua vedo la dimensione del pennello. Questo tratteggiato mi aiuta a vedere la dimensione del pennello. Se decido che è troppo piccolo, posso allargarlo un po' e averlo un po' più grande. Vado a posizionarmi sul livello giusto perché devo essere sul livello della foto per poter prelevare la foto. E adesso mi posiziono qui dove voglio prelevare l'immagine. Tengo premuto il tasto CTRL, il tasto CTRL sulla tastiera, faccio clic. Allora mi posiziono meglio perché sono un po' troppo basso. Faccio clic. Ok, così ho fissato l'immagine. È rimasto un cerchiolino tratteggiato, quindi una sagoma del pennello tratteggiata. Adesso io mi riporto qui e. Tenendo premuto do pennellate con quel colore lì. Il pennello si sposterà insieme a me. Se io mi sposto orizzontalmente, ecco che vado a disegnare il riflesso sul mare. E qui appunto sta a me avere la mano dell'artista per fare un bel lavoro. E intanto il riflesso si disegna sul mare. Ecco fatto, potrei lavorarci ancora un po', ma ho imparato a mie spese che più pennello e più la cosa diventa eh, visibile meno naturale. E quindi ho fissato il punto di partenza e poi adesso, dato che abbiamo lo strumento allineamento allineato. I due pennelli si muovono insieme. Se io premo qui, disegno esattamente quello che c'è nell'altro cerchio. Il fatto che sia sfumato mi aiuta a non far vedere le pennellate secche, perché altrimenti si vedono proprio bene. Direi che non voglio toccare ulteriormente la mia immagine, la voglio finire così. Quindi salvo il mio progetto, file, salva, fatto. A proposito, una cosa importante, dato che abbiamo lavorato direttamente sull'immagine, sul livello dell'immagine, questo riflesso luminoso è proprio disegnato sull'immagine, quindi annullarlo non è più possibile dopo un po' di tempo. Potrei fare CTRL-Z, 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 ma devo fare attenzione perché una volta che ho fissato eh, questa cosa, adesso io ho salvato l'immagine, questo non è più annullabile, quindi se non ho una copia dell'immagine originale... Non posso più eh, fare niente. Sarebbe stato utile fare una copia dello stesso livello in modo da avere il livello prima, il livello col tramonto prima del disegno e un livello col tramonto dopo il disegno per evitare eh, di fare disastri, di dover ricominciare tutto da capo. Ma ormai abbiamo fatto e per fortuna è andato tutto bene. Allora esporto l'immagine, quindi faccio file, esporta come e adesso la chiamiamo tramonto finito o tre soli finito, eccolo qua, quindi tre soli finito. Così siamo a posto. Dico esporta e ho generato una nuova immagine, devo confermare ancora con esporta e adesso ci siamo, quindi ho la mia nuova immagine con i tre soli. Eh, la cosa che manca a questa immagine è è una maggiore definizione. Quando abbiamo fatto i soli si è tutto appannato un po' perché la luminosità è aumentata. Vorrei filtrarla in maniera tale da avere un'immagine più decisa, più colorata. Si può fare in Gimp, ma si fa con grande facilità in altre applicazioni tipo Google Photo. Quindi cercheremo di fare qualcosa in tal senso nei prossimi video. Bene, se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace, trovi il pollice in su qui sotto. Ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto: per te è gratis, per noi è molto importante. E se ti va, puoi abbonarti al canale YouTube Associazione Culturale Maggiolina e vedere sempre qui su YouTube i video della serie speciale dedicata agli abbonati. Ci vediamo presto. Ciao!